riconoscenti per i doni di grazia ricevuti e incoraggiati a testimoniare nelle parole e nelle opere la tenerezza del tuo amore misericordioso, chiudiamo la porta santa. Lo Spirito Santificatore rinnovi la nostra speranza in Cristo Salvatore, porta sempre aperta a chi ti cerca con cuore sincero, unica porta che introduce nel regno che viene. Dopo la preghiera nell'atrio della Basilica di San Pietro, Papa Francesco raggiunge la Porta Santa e la chiude. Per attraversarla o varcare le porte delle altre tre basiliche papali e agli eventi del Giubileo della Misericordia, chiuso nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, sono venuti a Roma più di 21 milioni di pellegrini. Ma sono più di 900 milioni i fedeli che in tutto il mondo hanno attraversato le porte della Misericordia, aperte nelle diocesi e nei santuari. Poi il Pontefice si sposta sul sagrato della Basilica e sotto lo sguardo di Maria, Madre di Misericordia, guida la celebrazione di chiusura di un anno santo straordinario aperto nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II, che la Chiesa visse nel segno della Misericordia. Davanti a più di 70.000 fedeli, il Papa commenta il Vangelo di Luca sulla crocifissione di Gesù, re il cui trono è la croce e con la corona fatta di spine. Se crediamo che Gesù è re dell'universo, spiega, dobbiamo accogliere anche il suo modo di regnare e non rimanere alla finestra, piuttosto che avvicinarci e farci prossimi, come fa il popolo al Calvario. Dobbiamo seguire la via di Gesù di amore concreto, non come chi gli rivolge la provocazione salva te stesso, tentazione che è un attacco diretto all'amore. Quante volte, ammonisce Francesco, siamo stati tentati di scendere dalla croce. La forza di attrazione, del potere e del successo è sembrata una via facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il Regno di Dio. Quest'anno della Misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria. Guardiamo allora al secondo malfattore sulla croce, sottolinea il Papa, che non si è chiuso in se stesso, ma con i suoi sbagli, i suoi peccati e i suoi guai, si è rivolto a Gesù, ha chiesto di essere ricordato e ha provato la misericordia di Dio. Dio non ha memoria del peccato, ma di ciascuno di noi, suoi figli amati, e crede che è sempre possibile ricominciare, rialzarsi. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. Come Dio crede in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche noi siamo chiamati a diffondere speranza e a dare opportunità agli altri. Perché anche se chiude la porta santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia, che è il cuore di Cristo. Dal costato squarciato del risorto scaturiscono fino alla fine dei tempi la misericordia, la consolazione e la speranza. Al termine della celebrazione Papa Francesco firma la lettera apostolica Misericordia et Misera indirizzata a tutta la Chiesa e la consegna ad alcuni rappresentanti del popolo di Dio, dal Cardinal Tagle, arcivescovo di Manila, a due sacerdoti missionari della Misericordia, da una coppia di giovani fidanzati a una persona con disabilità e una malata. Il documento viene presentato ai mass media il giorno dopo, lunedì, dal presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, l'arcivescovo Rino Fisichella, che sottolinea come il Papa ci ricordi che questo è il tempo della misericordia, che chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle nostre comunità. La misericordia che viene celebrata trova il suo punto focale, centrale, nel sacramento della riconciliazione. Il Papa estende ancora ai 1.000 missionari della misericordia le sue stesse facoltà di perdonare alcuni peccati. Però dall'altra parte
da oggi estende a tutti quanti i sacerdoti del mondo la facoltà di perdonare il peccato di aborto senza più essere delegati in alcuni momenti specifici dai propri vescovi. Questo perché, chiarisce il Papa e lo sottolinea l'arcivescovo Fisichella, non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito. Ma Francesco ribadisce con tutte le sue forze che l'aborto è un grave peccato perché pone fine ad una vita innocente. Il pontefice stabilisce poi che resteranno valide e lecite le assoluzioni impartite dai sacerdoti lefebriani della Fraternità San Pio X. Il Papa insiste anche sul vivo e la misericordia. Questa lettera apre ad esempio alla giornata mondiale dei poveri, una novità assoluta. La Chiesa non avrà più soltanto una giornata mondiale per le missioni o per la carità del Papa, ma avrà una giornata con la quale si prepara a celebrare il regno di Dio in mezzo a noi, così come Gesù lo ha voluto, che è il regno di giustizia, è il regno di pace, ma è il regno in cui i poveri hanno il posto privilegiato.